dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, entrato Gesù in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato, e soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me, e dico a uno: va, ed egli va, e a un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa». Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: «In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli». Sempre il Signore va oltre, va prima. Noi facciamo un passo e Lui ne fa 10, sempre. L'abbondanza della Sua grazia, del Suo amore, della Sua tenerezza, che non si stanca di cercarci. Anche dalle volte con cose piccole. Noi pensiamo che incontrare il Signore è una cosa magnifica, come quell'uomo della Siria, il Naaman, che era lebbroso. Ma no, è semplice. E anche lui ha avuto una sorpresa grande del modo di agire di Dio. E il nostro è il Dio delle sorprese. Il Dio che ci sta cercando, ci sta aspettando e soltanto chiede di noi il piccolo passo della buona volontà.